Nei meglio a questo punto, però attenzione, direi di conoscere Carlo Cori, artista, Carlo Cori, un brano che è stato preparato Carlo per Sanremo, se non sbaglio, poi lo vedremo perché sarà interessante, sarà curioso iniziare a conoscere l'artista vero Carlo Cori. Come si chiama il titolo del brano? Non mi va. Non mi va. Attenzione, nuovo brano, sentiamolo. Sentiamo questo metallaro italiano. Metallaro dei giorni nostri. Esatto. Colui che rilancerà il metal in Italia. Sì, sì, delle dissolvenze accattivanti. Ma è acustica questa canzone? Non mi va con l'accento sulla A, eh? Atmosfere malinconiche. Mi raccomando. Guarda come padrone delle scene. Sì, sì, un carisma. Cos'è? Un'imitazione di Vasco Rossi, scusa. Anche Vasco al microfono. Sì, ma tenta di ricalcarmi lo stile, non va bene. Palesemente, direi. Ma non c'è neanche il chitarrista funambolo, eh. Mi sta deludendo un po'. Spero che col ritornello la canzone si risollevi. Sì, bellissima. Però... Voglio una vita. Esatto, bravo! Sono riuscito a trovarla. Però aspetta, sentiamo un impostore! Magari si salva per quella. Tu piangi. Non vuole farsi riprendere. No flash, no flash. Complimenti, sentiamo il ritornello. È un testo originalissimo. No, niente da fare, niente. Ricarica Vasco Rossi. Mi deluto un pochino oggi, eh. Questa macchina americana. Ma perché inquadrano questa faccia da pirla? Esatto. Un bacchetto, diciamo. Sono lontani i tempi di posto di blocco. Questo grande successo. Perché ci mostrano queste tre bellissime fanciulle. Ma tutta noi. No, adesso. Non dire. Ancora questa faccia di idiota che fa finta di canticchiare la canzone. È vero, più o meno. È un po' il sogno di Mirko. Ancora le tre grazie. Le tre mignotte. Piano. Ma no, è un buon Vasco. Purtroppo sì. Come se non fosse sufficiente Vasco. Cazzo di modi di staccarsi. Piano. No, mi va. Cazzo era così. Beh, ogni tanto ritorna le sue radici, diciamo. Senti, senti la sonda. Bellissimo, però c'ha prende, diciamo, eh. E lui è un grande attore, un grande interprete. Attenzione, ma perché è Milton? Fingersi la riga, secondo te? Ha capito anche lui che la canzone non è cagata, eh? Provate. Anche la mimica di quello però è un uomo che sa il fatto suo, diciamo. Ha studiato, eh? Ha studiato il tuo libro. Sì, sì. Anche a lei non va niente sentire ulteriormente questa canzone. Però ci tocca. Bravo, bravo, complimenti. Occhio del video che probabilmente è un lente dell'automobile. Fantasia, ragazzi. Tra l'altro il video è costituito da due sole inquadrature, eh? E cammino morale. Guarda, fa finta di cantare ma non lo sa. Questo tema sia il finale struggente. Va bene. Però mi sta prendendo. Sì, alla fin fine non è malaccio, dai. Complimenti, applausi di Milton. Dissolvenza di alta classe. Complimenti a Cori. Attenzione, Gennaro Dauria. Pronto? Gennaro. Un attimo che sei in diretta, Salvatore. Non c'è? Dolore di sentire chi sputtanerà stavolta. Pronto? 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 Non risponde nessuno, eh? Pronto? Come è questo? Sì? Pronto? Signor Gennaro? Ah, finalmente. Ho detto buonasera, buongiorno, dica. Volevo consultare. Sì, qua, non è che si posta benissimo la sciura, eh? Che le devo dare? D'altro è un veggente, era già stasera lui. Dalla provincia di Aventino. Da che parte?
Sì, beh, cosa gliene frega, non lo so. Il tono sospettoso. Sì, esatto. Ho capito. Va bene. Allora. Ma perché questo tono affannoso? Giusto. Allora, lei è sposata? Sì. Però lei tradisce il suo marito. Ecco, cominciamo bene. Si comincia. Esatto. Con il pensiero lei ha tradito il suo marito. Vabbè, con il pensiero. Questo è capitato. Non è un peccato grave, cioè, chi era questa persona? Lei nega. Nega. Ho tre bambini, sono una persona abbastanza seria. Anche tre bambini, andiamo. Insomma, dai. Signora, suo marito. Certo, una persona abbastanza seria non è che chiama Gennaro Dauri, però dai. Lo sapevo. Sì. Signora, lei lo sapeva. Ha tradito in passato suo marito. Siamo passati dal presente lei al passato. In passato ha tradito suo marito. Questo lo deve domandare a lei. No, scusa, dovresti saperlo te che sei il cartomante. Lei in passato. Signora, io sto parlando prima di lei. Sì, ma le carte su suo marito. Ma lei interessa sapere del marito. Qui mi esce la carta del tradimento. Da parte sua, però. Signora. La richiama all'ordine. Si sta spazientendo. Lei ha tradito suo marito? No! Signora. Che cazzo? Signora, mi scusi. Ma metti giù il telefono, cretina! Nessuna. Lei ha avuto questa simpatia per quest'altra persona, signora? Ma sì, perché deve dire cose non vere, la signora? Io glielo dico. Se dovrei sbagliare, Dio mi dovrebbe punire. Se dovrei sbagliare. Sì, sì, tagliano perfetto, come di consueto. Secuzio temporum, mon amour. Un vero veggente doveva chiamare una persona che non sapeva niente di cartomanzia. Purtroppo io so leggere troppo bene. È un professionista. Se ha una simpatia per una persona, a parte suo marito, dove apriamo le carte anche su suo marito, indubbiamente. Ah, ecco, però vedi che alla fine la simpatia c'era. Riesce sempre a girare la frittata, una cosa. Desiderava, signora, questa persona? No. Signora, questa persona desiderava lei, questo lei già lo sa. Signora, gli ha fatto l'occhiolino, signora. Ah, lui vede gli occhiolini. Carte, ma stiamo scherzando? Se dobbiamo scherzare, scherziamo. Serietà, Signora, vogliamo ridere? Vabbè, non che adesso non l'abbiamo fatto. Signora, esatto. Stanno dicendo stronzate. Vuol dire che io non posso nemmeno indovinare sul vostro marito. Ma infatti, temo. Diciamo una simpatia per una persona maschile al di sì, ma finché una simpatia non è grave, No, qualche amicizia. Signora, sono le carte che me lo dicono. Ostia. No. Ma si stanno sbagliando? Ma mica è una condanna, mica sono il giudice. No, no, non è un giudice. No, no, lui fa solo supposizioni. Il moralizzatore. Signore, io sto dicendo a lei. Vabbè, non mi interessa il mio, volevo sapere. Sta piangendo, signora. No, signor, fermatevi. Voi, prima che intersbagliate siete stata voi. Cosa? Avete dato...